Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video, sempre in occasione dell'Halloween. Oggi volevo farvi vedere un calderone fatto in maniera molto semplice ma di grande effetto. Quindi ci serviranno palloncini da 5 pollici neri per la base, un mini globo da 16 pollici o 19 pollici nero, un paio di modellabili e una bombetta d'acqua, questo per il calderone. E poi utilizzeremo anche dei palloncini da 5 pollici verde acido e viola, e con questo diciamo andremo a concludere l'effetto del nostro calderone, diciamo delle bolle. Cominciamo proprio dalla base. Utilizzo la dima in modo da avere palloncini alla stessa misura, che questo mi aiuterà quindi ad avere un bel equilibrio della composizione. Facciamo le solite quartine. E andiamo a unirla. La parte sotto la facciamo un po' più larga, la parte sopra la facciamo un po' più stretta. Andiamo quindi sempre a unirli. Vado ad assemblare la base. Volendo la potete fare anche con una sola fila, però a me piace di più così perché gli dà un po' più di slancio. Mettiamo il pesetto, la nostra bombetta d'acqua ed ecco qua la nostra base. Adesso andiamo a preparare il mini globo da assemblare qui. Cerco di dargli una forma un po' più verso il piatto. Vedete che comincia a gonfiarsi di lato. Ecco qua. Così ce l'abbiamo bello bombato qua nei lati. Vado a vedere se tra i nostri scarti c'è del modellabile nero, perché qua mi serve solo per assemblare. Spesso nei video di TikTok e Reel di Instagram ci vedete tagliare i modellabili e diciamo liberarcene. Tecnicamente noi li mettiamo tutti quanti qua dentro perché poi li andiamo ad utilizzare qualora ne abbiamo bisogno, proprio per fare questi assemblamenti. Quindi non va buttato via niente. Vado ad applicarlo alla base. Okay. Ed ecco la, il nostro calderone, la parte principale. Adesso vado a fargli la parte superiore. Prendiamo un modellabile, che sarebbe diciamo l'orlo del calderone. Adesso vado a inserire le colle. L'importante è applicarle un po' più verso l'interno, perché è la parte che va a contatto qua. Fatto questo, andiamo ad applicare il cerchio qua sopra. Adesso vado a crearmi le mie bolle. Quindi mi vado a preparare un po' di palloncini. Li gonfiamo a varie misure. Questo ce lo chiedete spesso, ma è semplicemente il taglianastro che trovate anche sul sito, che noi l'abbiamo applicato qua con un modellabile perché viene più comodo, diciamo, da utilizzare.
Adesso cominciamo ad assemblarli, poi se ce n'è ancora bisogno lo andiamo a fare ancora, ne andiamo a fare ancora. Adesso vado ad applicare le sfere, cominciando da dentro, diciamo, la cornice, e mantenendo sempre il beccuccio dei palloni verso il retro, in modo che chi lo vede dal davanti non veda, diciamo, questo pezzo qua del pallone che non è proprio bellissimo da vedere. Poi ne attacco uno fuori. Poi cambio colore, ne attacco sempre uno fuori. Quelli che andiamo ad attaccare fuori li attacchiamo sia su quelli che abbiamo già messo, sia sul pallone nero, in modo da dargli più stabilità. Qui andiamo a riempire un po' ad occhio, come vedete. Ecco qua, come avete visto, molto semplice da fare e fa comunque un bellissimo effetto. Noi adesso lo metteremo in vetrina. Lo potete arricchire con la silhouette, se avete un plotter da taglio, comunque noi usiamo quella, la scritta Halloween qua davanti, oppure utilizzando gli adesivi che si trovano a tematica Halloween. Ecco. E spero che vi piaccia e, come al solito, se vi è piaciuto lasciate un commento, lasciate un like, iscrivetevi al canale per non perdere nessuna novità. Io vi aspetto al prossimo video. Ciao!